Il punto è che noi uomini, non essendo nati con una sensibilità sviluppata e non dovendo combattere dalle elementari con morti di patata, non abbiamo sviluppato in maniera così predominante un metodo, come gioco forza hanno dovuto fare invece le ragazze. Le ragazze, esattamente quelle che dicono: per conquistarmi, devi essere te stesso. Semplice. Credi davvero che andando lì, semplice, dicendole quello che senti, la conquisterai? Dai, ragazzi, su. Le ragazze che dicono sta roba sono le prime ad avere un metodo, un modus operandi. Quanto cazzo mi piace dire modus operandi, devo dirla 700 volte al giorno. Che utilizzano per far fare tutto quello che vogliono alla maggior parte degli uomini. Metodo, modo di fare, scrittura, se vogliamo, psicologica. Il punto è che non si rendono conto di farlo, perché l'hanno assimilata durante gli anni e viene assolutamente normale. Io ho molte amiche femmine e ne sento davvero di tutti i colori. Da quella che conta i minuti di quanto ci ha messo lui a rispondere, ad un'altra che sta apposta online e quando inizia lui a scrivere esce. Si chiama tutela, buon senso, si chiama gioco della seduzione. Se non impari le regole base, se non ti piacciono, se non le vuoi imparare, se non le capisci, sei tagliato fuori. Ci sarà un motivo del perché arriva uno studente che non sa niente di sto mondo e ha zero situazioni. Neanche sua madre se lo caga ed esce che ha il cellulare pieno di situazioni, saturo. In che modo le ragazze ci tengono incollati a loro? Uno, monosillabi e ambiguità iniziale. Le ragazze tendono a non esporsi, l'hai mai notato? Fanno esporre sempre prima te, cadono sempre sul morbido. Due, essere sfuggente. La ragazza, specie in una conoscenza fresca, ora ce l'hai qua. Tra un'ora, non c'è più, deve andare via, non ha tempo. Quindi tu la insegui. Poi ritorna, poi riscappa. Cosa facciamo? Preveniamo ed iniziamo ad usare le loro stesse armi. Questo insegniamo tra le altre cose. Tre, non ti danno quasi mai soddisfazioni. Ci fate caso, te le devi sudare. Cosa facciamo? Facciamole sudare anche noi, da subito. Quattro, non fanno complimenti o li fanno oculati. E mai o quasi mai sull'aspetto fisico. Cinque, si espongono in generale poco. Con i primi messaggi o altro, sapete perché? Perché sanno alla perfezione che possono permetterselo, perché hanno la certezza che tanto sarai tu a farti vivo. E quello che insegniamo ai nostri studenti è proprio il ribaltare le carte in tavola. Allora sì che sarà lei a inseguire te. Sei, non ti invitano fuori, te lo fanno capire. Secondo te è o non è una strategia? Ma ovvio che sì. Te lo fanno capire in maniera tale che sia tu ad esporti e verbalizzare un incontro, metodo, anche le ragazze lo usano.